È partita questa mattina a Gabice Mare la prima azione pilota del progetto Frame Sport, intento a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile dei piccoli porti dell'Adriatico. Il primo step del progetto ha riguardato l'attivazione di un servizio gratuito di trasporto pubblico sostenibile, ovvero un bus elettrico, che collegherà fino al prossimo 4 settembre il porto di Vallugola alla città di Gabice Mare. È un'iniziativa questa importante perché mette al centro di un progetto strategico Italia-Croazia i piccoli porti. Non era scontato dare servizi a queste infrastrutture che molte volte vengono considerate minori, ma mai come in questo caso invece vengono considerate il centro di uno sviluppo sostenibile. Sviluppo che guarda alla mobilità sostenibile, come in questo caso qui a Gabice, oppure come azioni pilota di sperimentazione di pulizia e quindi di contrasto all'inquinamento marino. Voglio ricordare che è un progetto di quasi 7 milioni di euro che coinvolge i porti croati, i porti italiani, questi due marchigiani, Numana e Vallugola qui a Gabice, diventa anche un modello di sviluppo, di cooperazione e di valore aggiunto per attrarre delle risorse importanti per questi porti. Vorrei ricordare che per le Marche sono quasi 600.000 euro le risorse a disposizione per accedere a queste azioni pilota. Quindi è un buon auspicio per mettere sempre di più al centro del modello Marche, dello sviluppo marchigiano, la blue economy e quella del rilancio delle piccole infrastrutture. Noi come partner di questo progetto abbiamo puntato tutto sulla mobilità sostenibile, quindi oggi c'è questa inaugurazione importante in cui c'è questo bus elettrico, completamente elettrico, che servirà per far conoscere e valorizzare ancora di più il porto di Vallugola, quindi porterà i turisti da Vallugola, Gabice Monte, Gabice Mare e viceversa. È un servizio sperimentale, avrà 4 corse al mattino e 4 corse al pomeriggio, ma nello stesso tempo abbiamo deciso come amministrazione anche di raddoppiare l'intervento, quindi con nostre risorse lo stesso bus turistico sarà utilizzato la sera sempre per sostenere la mobilità sostenibile, dal parcheggio di Piazza del Turismo porterà i turisti nel centro di Gabice, quindi per raggiungere le attività commerciali, bar, ristoranti, in modo tale che ci si possa spostare il più possibile con mezzi ecosostenibili. Il nuovo cambio di passo che sta imprimendo la regione nella gestione dei porti è quello di valorizzare l'autorità di sistema portuale che ricomprende 3 porti marchigiani, cioè quello di Pesaro, quello di Ancona e quello di San Benedetto, non dimenticando però i porti regionali, tra questi anche quello di Vallugola. Il porto di Vallugola può essere uno straordinario moltiplicatore, quindi un punto di partenza per rivalutare il turismo non solo sul San Bartolo ma in tutta la provincia di Pesaro Urbino, in una sinergia che necessariamente deve esserci in una visione turistica tra la fascia del litorale e tutti i nostri territori interni. Il controllo della Capitaneria di Porto, controllo in materia ambientale, molteplici sono le nostre funzioni. Ora in particolare nell'ambito di questo progetto mi piace rammentare quello che è un progetto che anche il Comune di Pesaro sta portando avanti per l'elettrificazione delle banchine e per la creazione di un'isola ecologica, per la raccolta delle plastiche e delle reti rinvenute a mare. Progetti tutti che si inseriscono appunto in un solco di miglior gestione del territorio.